Un punto e qualche rimpianto per il Cerignola. Finisce 1-1 la sfida del Rocchi contro la Viterbese. Il secondo gol stagionale di Sainz Mazza non basta. La fortunosa deviazione di Devetak consegna ai padroni di casa un punto agrodolce. In cronaca, primo lampo dell'Audace al settimo. L'Angella riceve palla da Russo e calcia. Conclusione deviata che finisce in corner. Occasionissima per la Viterbese al 19esimo. Calcio piazzato di Barilla. Devetak alimenta rimettendo la sfera in mezzo. E Monti Agudo in acrobazia trova soltanto l'illusione del gol, la sua rovesciata termina sul fondo. Poco dopo i 20 minuti, Allegrini lascia il campo per un acciacco fisico, al suo posto Sainz Mazza. Si rivelerà un cambio decisivo, al 33esimo infatti si sblocca la sfida del Rocchi. Russo sradica il pallone dai piedi di Mungo, si accentra e calcia. Riggio devia praticamente a portiere battuto, ma sulla respinta Sainz Mazza non perdona e 1-0 per il Cerignola, risultato con il quale si va a riposo. 58esimo, con un pizzico di fortuna, arriva il pareggio della Viterbese. Palla inattiva di Pavlev, un rimpallo favorisce Devetak, complice anche un insicuro Trezza, ristabilita la parità. 70esimo, interessante 1-2 tra Sainz Mazza ed Ausilio, miracolo di Bisogno sulla conclusione di quest'ultimo. Una manciata di secondi più tardi è blondetta ad impensierire la retroguardia viterbese. Bisogno si conferma il migliore in campo. D'Ausilio però è scatenato e semina ancora panico nella metà campo avversaria. All'89esimo il numero 10 serve mal che viene ribattuto, stessa sorte per Russo. Il tentativo finale di Montini è centrale, sarà l'ultimo brivido di una partita intensa e divertente terminata senza vincitori.